Nessuna impresa deve fallire a causa del Covid-19 e, se vuoi sapere come la penso, più in generale, nessuna impresa o imprenditore dovrebbe fallire a causa di fattori non attribuibili a quelli della volontà stesso dell'imprenditore. Se sei un imprenditore o se ti trovi all'amministrazione di un gruppo di imprese con un volume di fatturato annuo superiore ai 15 milioni di euro e ti trovi con una situazione debitoria insostenibile, questo è il video che fa per te. Sono qui per dirti quali sono i tre fattori che dovresti da prendere immediatamente in considerazione per ridurre la situazione debitoria e per cercare di ottenere finalmente una struttura finanziaria ottimale che ti consenta di eliminare lo stress dovuto alla gestione del debito nel day by day. Penso al pagamento dei dipendenti, dei fornitori, delle banche e di tutti gli altri soggetti che ti creano stress e che ti allontanano dal tuo core business, da quello che sai fare meglio da imprenditore, cioè la gestione della tua attività aziendale. Io sono Luca Tagliatela e da oltre 15 anni, tramite un team di esperti, mi dedico alla ristrutturazione del debito aziendale. Quello che facciamo è intervenire su situazioni di debito insostenibili in gruppi di imprese o nella necessità di singoli imprenditori che hanno bisogno di strategie o di saldo e stralcio o di accesso a nuova finanza. E in questo video, appunto, voglio dirti quali sono tre fattori che dovresti prendere immediatamente in considerazione per iniziare quantomeno a ridurre l'insostenibile posizione debitoria e tentare di ricostruire una situazione finanziaria ottimale. Fattore numero uno, partiamo immediatamente. Forse non sai che le banche oggi non hanno nessunissimo interesse a mantenere in bilancio i crediti in sofferenza. Questo perché sicuramente a causa del Covid la situazione è stata ingigantita, diciamo, è assolutamente precipitata, ma già da prima, in precedenza al Covid, a causa delle normative da rispettare di difficile applicazione, tra l'altro, della Banca Centrale Europea e dell'Unione Europea, le banche devono accantonare in bilancio questi crediti in pochi anni. Questo chiaramente si traduce in un sovraccarico di costi e nella impossibilità da parte della banca di mantenerli in bilancio. Questo vuol dire che solo la banca è sempre più che disposta ad accettare una politica di saldo e stralcio. Oggi è possibile stralciare, per esempio, un debito chirografario offrendo il 10% del suo valore nominale. Differentemente, per un credito ipotecario, magari è possibile portare a casa un risultato con una percentuale del valore nominale un po' maggiore o maggiore, un po' maggiore, non si dice maggiore del 10%. Ma è sempre possibile ottenere, andare a ragionare con le banche, perché non hanno nessun motivo, nessuna ragione di mantenere questi crediti in sofferenza in bilancio. Qualcuno non lo sa, ma alla banca costa molto meno accettare una politica del genere piuttosto che andare a tentare di recuperare da sola questi crediti. Il fattore numero due che dovresti prendere in considerazione immediatamente è che esiste in Italia un istituto, quello della transazione fiscale. Questo vuol dire che per i debiti di natura tributaria, quindi penso a cartelle IRES, IRAP, IVA, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, ahimè, è sempre possibile, a determinate condizioni, andarsi a sedere al tavolo del nuovo agente della riscossione, l'ex Equitalia, e transare, andare cioè a ridurre questo debito offrendo tramite una politica molto simile a quella di cui al punto 1, e cioè quella del saldo e stralcio, perché lo Stato, per il tramite del nuovo agente della riscossione, dovrebbe essere più che disposto ad una politica del genere? Beh, perché obiettivamente lo Stato ha sempre bisogno di cassa, mai come in questo momento, tra l'altro, lo Stato ha bisogno di nuova cassa. Quindi sa perfettamente che tu in queste condizioni non sei in grado di ripagare i debiti erariali, i debiti tributari, e quindi è ben disposto a permetterti una rateazione, una diminuzione del debito, così che, diciamo, ritornando in bonus domani da nuovo contribuente, potrai continuare a mantenere i tuoi obblighi tributari in ordine. In più, a seconda del numero di dipendenti che puoi avere, lo Stato si guarda bene da metterti nella difficoltà di doverli andare in mezzo alla strada, di dover licenziare un certo numero di dipendenti, e quindi è quasi sempre disponibile a intervenire, a conversare, ma del resto c'è una legge ad hoc che disciplina la transazione fiscale, quindi non è soltanto volontà dello Stato, evidentemente è nella legge e nella norma questa possibilità di transare. Fattore numero 3, non esistono soltanto le banche, esistono una serie di nuovi soggetti tramite cui è possibile accedere a nuova finanza. Molti imprenditori non li prendono in considerazione perché hanno paura dell'applicazione di tassi di interesse generalmente più elevati di quelli bancari, il che è assolutamente vero, ma in questo periodo, a parte che i tassi sono estremamente bassi, anche quelli
anche quelli, diciamo, di questi nuovi borrower, quello che l'imprenditore deve sapere, quello che deve prendere in considerazione è che è sempre possibile, tramite andando a conversare con questi soggetti, ottenere, applicare delle strategie cosiddette di win-win, in cui il borrower è ben felice di prestare denaro e colui che lo prende, quindi diciamo tu in questa situazione, colui che ha la possibilità di accedere a nuova finanza, in realtà riesce ad ottenerlo ad una condizione estremamente favorevole, per cui quella, come dire, quella maggiorazione del tasso di interesse tecnicamente non pesa nella maniera più assoluta sul bilancio e sulle finanze dell'imprenditore. Quindi, se ti è piaciuto questo video e vuoi sapere che cosa posso fare per te, ti invito a prenotare al link qui in video una sessione one to one con me. Ti si aprirà automaticamente la mia agenda e ti daranno le mie disponibilità. Ci faremo una Skype io e te da soli e cercherò di dimostrarti in via assolutamente gratuita come è possibile oggi ristrutturare il debito e accedere finalmente ad una posizione finanziaria ottimale che ti consenta di tornare finalmente al tuo core business, evitando la insopportabile pressione del debito che ti mangia nel day by day. Io sono Luca Tagliatela, è stato un piacere conoscerti, spero di vederti dall'altra parte.